Un borgo incantato, a pochi minuti dalla città di Quarrata, ma come sospeso nel tempo, dove nascosto ai più si trova un mandorlo secolare. Ci troviamo a Montemagno e a raccontarci questa bellissima storia è Francesca Gori, proprietaria di casa e del terreno dove si trova questo albero imponente. Francesca ha segnalato la presenza della pianta a Legambiente Quarrata, allo scopo di tutelarla e metterla in sicurezza. È una creatura, una pianta meravigliosa e come potete vedere è anche penso secolare, perché insomma è bello grande. Questo mandorlo c'è sempre stato. Questa era una proprietà, una casa dei miei nonni che sono tornati qui ad abitare nel 1945 e il mandorlo, questa pianta era già grossa, grande come adesso. E perché questa intervista e la necessità anche di chiamare, insomma, di farlo conoscere? Perché mi piacerebbe tantissimo che potesse essere protetto sempre, finché ci sarò io lo sarà, ma anche dopo di me. Mi piacerebbe che questa pianta, insomma, continuasse ad essere protetta. Legambiente, è chiaro, lo tutelerà e farà tutte le sue forze anche per portarci i carabinieri forestali, per far modo tale che questo albero monumentale sia veramente tutelato in modo anche pubblico, ok? Quindi, oltre a questo però, devo dire un'altra cosa. Siamo venuti qui, ho fatto le analisi alle polveri fini, è risultato quasi zero, insignificante. Cioè, quindi qui l'aria è veramente buona e deve rimanere com'è, ecco. E quindi anche su questo tuteleremo questo piccolo borgo. Sempre a tutela di questo meraviglioso albero, i cittadini segnalano la presenza nel borgo di fili elettrici disordinati e poco sicuri, una problematica a cui Legambiente promette di portare l'attenzione del comune e della provincia se necessario. L'anno scorso, i giorni di Ferragosto, quei giorni lì, prese fuoco la casa vicina a noi e prese fuoco tutti questi fili che sono qui attaccati alla casa. Con ringraziamento di Dio, con due estintori, si bloccò proprio in questo punto, ma se fosse continuato per un metro ancora qui sarebbe bruciato il mandorlo, tutti i cipressi e forse anche qualche casa qui vicino.